Ciao Tiziana, ciao, grazie mille, un saluto a tutti quanti voi. Ci siamo lasciati la settimana scorsa parlando di cultura nativoamericana e mi ero proposta di raccontarvi qualcosa di più su quella che è l'oggettistica, su quelle che sono le leggende, su quella che è la spiritualità della cultura nativa. In modo particolare ci eravamo lasciati parlando del significato del cerchio. Il cerchio che nella cultura nativoamericana significa, oltre ad essere chiaramente il simbolo sacro per eccellenza, significa per l'appunto continuità. L'equilibrio, la ricerca del continuum che in qualche modo deve appartenere alla vita e alla morte. È un qualcosa che è assolutamente diverso e in assoluto contrasto, se vogliamo, con quello che è il principio fondamentale della nostra cultura personale, che è fatta al contrario di dualismi. E c'è sempre il bene contro il male, Dio e l'uomo, l'uomo e la natura, la vita e la morte, il peccato e la punizione. C'è sempre in qualche modo un contrasto, un dualismo di questo tipo e sono tutte dualità in contrapposizione tra loro e in assoluta contrapposizione anche all'opposto appunto di quella che è la teoria del cerchio sacro, ovvero in qualche modo di un qualcosa che permette di fluire tutti questi elementi in modo da raggiungere appunto una sacralità e un equilibrio tra tutti quanti loro. L'elemento fondamentale, il primo elemento oggetto sacro, o meglio, il primo simbolo sacro che attiene appunto alla simbologia del cerchio è la ruota di medicina. Ve la faccio vedere attraverso un oggetto veramente sacro che proviene da una riserva in New Mexico. La ruota di medicina, come vedete, è rappresentata per l'appunto dal cerchio ed è divisa in quattro spicchi da due sostanzialmente linee perpendicolari tra di loro, che vanno a segnare sulla circonferenza i quattro punti cardinali. Ciascuno di questi quattro punti cardinali è un simbolo. Il nord, che viene rappresentato dall'animale totemico del bisonte e dal colore bianco, è il simbolo della saggezza. Il sud, che viene rappresentato dall'animale totemico del topo o del coyote e a volte dal colore verde, a volte dal colore rosso, diciamo, a seconda delle popolazioni, va a rappresentare quella che è invece la fiducia, l'innocenza. L'ovest è rappresentato invece dall'orso, dall'orso nero e, o vuole intendere appunto, introspezione, mentre l'est è simboleggiato dall'animale totemico dell'aquila, dal colore giallo e significa lungimiranza. Che cosa vuol dire tutto questo? È soltanto una simbologia fine a se stessa? Assolutamente no. L'intenzione, quello che vuole raccontarci appunto la spiritualità, la filosofia nativoamericana, ci dice che in qualche modo ciascuno di noi nasce in uno di questi quattro punti cardinali e quindi ha in qualche maniera un suo dono, un punto di partenza. Ma in realtà dovrà fare un percorso, dovrà attraversarli tutti e quattro, poi volendo entrare nel merito della filosofia nativa, in realtà ciascuno di questi quattro punti a sua volta ha quattro punti cardinali, quindi a sua volta viene scomposto in quattro qualità, ok? In quattro, o meglio, in quattro finalità da riuscire a raggiungere per ottenere la propria completezza personale, la propria maturità. E soltanto quando tutte e quattro queste caratteristiche verranno in qualche modo realizzate, verranno in qualche modo racchiuse dentro di noi, allora vi sarà veramente una completezza individuale. È molto interessante il fatto che il cerchio appunto venga non soltanto utilizzato per quel che è appunto la ruota di medicina. Una cosa voglio dire, si chiama ruota di medicina, si chiama medicine wheel, però quasi mi scordavo di dire che la parola medicina nella cultura nativa non attiene a nulla che abbia a che vedere con il medicamento, con la malattia o il medicamento come nella nostra cultura, ma medicina significa l'insieme di tutti gli aspetti della vita. Quindi la vita, della morte, l'individualità, il rapporto con gli altri, in qualche modo la salute, la malattia, il bene e il male, l'introspezione e il rapporto, tutto questo in qualche modo appartiene alla totalità, appunto, al continuo, appunto, all'equilibrio totale che è dato appunto dalla ruota di medicina. Intorno a questo cerchio, le persone, chiaramente rappresentato a terra attraverso normalmente dei sassi, intorno a questo cerchio appunto si sedevano le persone appartenenti alle varie popolazioni e parlavano. E loro dicevano che proprio rispecchiandosi l'uno nell'altro in questo modo riuscivano a capire se stessi. Parlavano a turno, veniva data una penna in mano a ciascuno di loro e attraverso questa discussione potevano appunto riconoscere se stessi.
Il concetto dello specchio è un concetto molto importante nella cultura nativa, infatti. Si dice che gli specchi siano le storie che in qualche maniera vengono raccontate intorno a questo cerchio magico. E gli insegnanti chi sono? Il primo insegnante viene chiamato il capo degli insegnanti, è il cuore con cui tutti nasciamo. E poi ci sono altri insegnanti che sono sette, sono l'anziano e l'anziana, il bambino e la bambina, il contrario, cioè il contrario di noi stessi, qualcosa di diverso da noi, lo spirito, e quello che viene chiamato il buffone sapiente. Quindi l'anzianità, l'esperienza, l'innocenza, il bambino, quello che è altro da noi, l'ironia, la spiritualità, la parte dentro di noi. Queste sono le sette direzioni, le sette frecce, altro simbolo fondamentale della cultura nativo-americana. Le sette frecce che in qualche modo possiamo riconoscere in quello che abbiamo appena detto della ruota di medicina. Quali sono le sette direzioni? I quattro punti cardinali che abbiamo visto, nord, sud, ovest, est, e oltre a queste, la madre terra, da cui tutto proviene, il cielo con il sole, la luna e le stelle, altri simboli assolutamente sacri, e naturalmente lo spirito che è dentro di noi. L'ottava freccia siamo noi. L'ottava freccia siamo noi che cerchiamo di comprendere tutto questo, cerchiamo di percorrere le sette direzioni. Voglio essere io l'ottava freccia per voi e nella prossima puntata vorrei raccontarvi del viaggio che ho fatto in America e della ruota di medicina che ho in qualche modo potuto vedere e toccare con mano sulla Big Horn Mountain in Wyoming e vi farò vedere qualche fotografia e vi racconterò qualcosa di più. Spero che tutto questo vi interessi. Un bacione a Tiziana, un bacione a tutti quanti voi. Ciao!